Buongiorno e benvenuti. Ci sono evidenze che il long COVID colpisca le donne il doppio degli uomini. Ma come influisce il long COVID sulla salute femminile? Ne parliamo con la professoressa Valeria Savasi, responsabile della clinica ostetrica e ginecologica dell'azienda Fate Bene Fratelli Sacco, Università di Milano, e membro della SIGO, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Buongiorno professoressa Savasi e benvenuta. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Grazie a lei. Oggi parliamo dell'impatto del long COVID sulle donne, ma iniziamo parlando del long COVID. Ci può spiegare che cos'è? Quando si parla di long COVID, si intende l'insieme di sintomi e segni che si sviluppano dopo un'infezione acuta da Covid-19, quindi da SARS-CoV-2, e che permangono per almeno 12 settimane, ovviamente in assenza di un'altra diagnosi. Quindi questa è, diciamo così, la definizione del NICE, insomma, delle grandi società scientifiche. Certo. Di fatto, in termini molto più semplici, che cosa significa? Significa che per almeno 3 mesi, ma può durare anche molto di più, permangono una serie di sintomi che adesso magari andremo ad analizzare dopo un'infezione acuta da SARS-CoV-2. E sembrerebbe dagli studi che si stanno producendo che questo tipo di problematica affligga molto, molte delle persone che hanno avuto il Covid. Si parla da addirittura una donna o un uomo su 5, poi vedremo perché le donne sono un pochino più afflitte da questo problema, quindi 1 su 5 ha problematiche per almeno 5 settimane dopo l'infezione acuta, mentre il 10% addirittura arriva a più di 12 settimane. Quindi si tratta sostanzialmente di una problematica importante anche in termini di salute pubblica, perché dobbiamo considerare che dopo l'infezione acuta tu hai un 10% di persone, quindi una fetta piuttosto importante, che prosegue ad avere una serie di sintomi e di malesseri che proseguono per più di 3 mesi. Tanto. E quali sono i sintomi, diciamo, principali o comunque il pool di sintomi che possono interessare? Sono molteplici, possono interessare tutti i distretti del nostro organismo. Possono interessare il polmone con dispnea, difficoltà respiratoria, possono interessare il cuore con tachicardia, sensazione di battiti del cuore, di affaticamento, possono interessare l'apparato endocrino, possono interessare anche l'estetica, perché è riportata una caduta di capelli importante dopo il Covid. Può interessare il sistema immunologico, cioè è qualcosa che può interessare fondamentalmente tutto il nostro organismo. Ovviamente questo da cosa dipende? Dipende da che tipo di infezione acuta si è fatta, quindi anche che tipo di variante. Per esempio sappiamo, e questo lo voglio dire molto chiaramente con un lavoro che è importante, che è stato pubblicato su Lancet, che è una delle nostre riviste più importanti, sì, che la variante Delta, che è stata la variante principale, diciamo così, nel 2020-2021, quindi ormai non più presente, si correlava molto più frequentemente ad un long COVID rispetto alla variante Omicron. Ma questo perché? Sì, perché fondamentalmente la Delta aveva una viremia, cioè la replicazione del virus nel sangue era molto più alta, avevamo quindi delle forme acute molto più severe, e questo ovviamente si correla senz'altro con il rischio di avere un long COVID. Quindi con l'Omicron i rischi di avere un long COVID tendono a ridurre. Sì, quindi questo, diciamo, è una buona notizia. Ottima notizia, sì, decisamente. Però la pessima notizia, appunto, è che comunque questo long COVID può interessare tutti i distretti del nostro organismo, quindi non a seconda anche di cosa è stato colpito durante la fase acuta. Quindi chiaramente se abbiamo avuto una polmonite interstiziale importante, è chiaro che i polmoni registrano questa problematica e tendono a mantenere
diciamo così, un'inefficienza che può durare ben oltre i 10 giorni dell'infezione. Certo. Se abbiamo una miocardite, per esempio, quindi un'infiammazione del miocardio del cuore che si associava alle varianti Delta all'inizio di questa pandemia, è chiaro che il cuore registra e quindi mantiene un affaticamento che può durare diversi mesi, eccetera, eccetera. E come il long covid ha influito sulla salute femminile, visto che abbiamo, lei ci ha detto che molte donne ne hanno sofferto dopo la fase acuta della malattia? Sì, allora, per le donne il discorso è un pochino particolare, nel senso che si è visto, già all'inizio della pandemia avevamo visto che l'infezione acuta, diciamo così, ha un'espressione diversa a seconda del sesso, del gender, quindi se tu sia maschio o femmina, soprattutto finché la femmina è in una fase fertile. Cosa significa? Più abbiamo estrogeni che circolano, l'estrogeno, il 17-beta-estradiolo, è l'ormone della fertilità, è quello che viene prodotto dal nostro ovaio, è quello che ci permette sostanzialmente di avere una funzionalità ovarica e quindi di avere dei figli, ma questo tipo di ormone ci protegge sia dall'infezione acuta per una serie di motivi che adesso non andremo ad indagare, però è un ormone sostanzialmente che riduce il rischio di avere un'infezione acuta da SARS-CoV-2 e soprattutto riduce la sintomatologia. Questo tipo di protezione sparisce purtroppo durante la menopausa, dove invece i rischi tendono a diventare più simili. Quello che si è notato però è che il long COVID è più frequente nelle donne rispetto ai maschi. Quindi, per riassumere, l'infezione acuta è meno frequente, meno probabile, soprattutto la sintomatologia è più leggera nelle donne, ma il rischio di non COVID nelle donne è più alto. Il sintomo principale di non COVID che le donne registrano sono quelli legati ad un aspetto di depressione, di ansia, quindi legati ad un aspetto psicologico principalmente. Poi naturalmente ci sono tutti, diciamo così, anche i segni di mancanza di gusto, mancanza di olfatto, che sono tipici del long COVID, che possono durare per moltissimi mesi, a volte anche anni, anche fino ad un anno si può arrivare. Anche i dolori muscolari sono molto tipici. Sì, circa il 26% può avere fino ad un anno dolori muscolari dopo un'infezione. Però diciamo che l'aspetto di depressione e di ansia è stato registrato nelle donne nel long COVID in maniera importante, soprattutto dopo il lockdown. Vorrei dire che il long COVID è un insieme di sintomi, ho detto, e di segni che non è ancora del tutto chiaro, cioè lo stiamo studiando in questo momento, non abbiamo ancora tutti i dati e tutte le certezze. Stiamo cercando ovviamente di capire quali sono i meccanismi anche fisiopatologici alla base di questa infezione e quali sono le conseguenze. Certamente durante il primo periodo, diciamo durante subito dopo il lockdown, nelle donne si è registrato un grande malessere di tipo psichico. Però bisogna sottolineare che non sappiamo se è un effetto diretto del virus oppure se è un effetto di quello che le donne hanno dovuto, diciamo così, subire durante il lockdown e durante la prima fase della pandemia. Perché? Perché sicuramente in quel periodo, e questo è riportato dai lavori, le donne hanno dovuto sostanzialmente supportare la famiglia in un momento di grande difficoltà, hanno dovuto, rimanendo a casa, lavorare, occuparsi dei figli, non avere gli aiuti in casa, quindi sostanzialmente il carico emotivo è stato molto faticoso. Certo. Dall'altra parte c'è da considerare il malessere anche dei figli, che è dimostrato in tutti i lavori, quindi le madri si sono fatte carico anche di questo, ma anche le donne che non sono state madri magari hanno vissuto un forte isolamento. Certo.
In più le donne hanno dei lavori diversi rispetto ai maschi, sono più impiegate nel turismo, che è quello che ha vissuto maggior, ovviamente, diciamo così, una pagina nera, no? Sì, rallentamento e stop del turismo, certo. E poi comunque, mi perdoni, le donne sono anche, si sa, caregiver, per cui se ci sono i genitori anziani è la donna che solitamente si prende in carico la situazione, perciò come sta spiegando lei, si è creata una situazione molto impegnativa dal punto di vista fisico e psicologico. Sì. Diciamo che gli studi riportano, l'idea è quella che ci sia stato proprio un malessere psicologico, che però poi ovviamente si è ha dato vita anche ad un malessere di tipo fisico, come certo. Ovviamente con la sedentarietà, una riduzione ovviamente dell'attività fisica, un aumento di un'alimentazione scorretta. Questo sappiamo che durante il lockdown, se lei si ricorda, tutti hanno iniziato a cucinare, giustamente, anche un impegno del tempo, però mangiare in maniera inadeguata, tanta pizza, focaccia, grassi, che insieme ovviamente a una riduzione dell'attività fisica ha fatto sì che le donne siano ingrassate, d'altra parte tendono fondamentalmente ad accumulare più grasso, soprattutto in alcune parti del corpo, quindi questo poi si è associato ad un aumento dell'obesità, e l'obesità a sua volta poi si collega a tutta una serie di altre patologie, soprattutto tipo cardiovascolari. Certo, certo. Quindi è tutto una conseguenza, è chiaro che con questo tipo, adesso stiamo vivendo un'altra realtà, non abbiamo più la realtà del lockdown, non abbiamo più ovviamente una chiusura di questo tipo, però abbiamo comunque una riduzione ovviamente delle donne, dell'impiego delle donne, perché tante sono rimaste a casa, certo, in integrazione oppure senza, certo, lavoro, e tante sono ancora a casa in smart working, sì, perché se lo smart working da un lato può sembrare una cosa positiva, dall'altra ti isola, ti allontana dal mondo del lavoro, ti allontana dal confronto con i tuoi coetanei, e soprattutto ti tiene perennemente legata in casa a svolgere tanti ruoli in modo contemporaneo, no? Quindi infatti, stai lavorando, però il bambino ti chiama, però devi fare la lavatrice, però devi cucinare, e certo, tutto questo crea un'ansia ovviamente, certo, importante. Perciò, allora, la situazione è decisamente impegnativa da come ce l'ha descritta lei, e, però da quel che si capisce il long COVID è una patologia seria che non bisogna sottovalutare. Per cui lei può darci qualche consiglio? Sì, allora, il consiglio che posso dare io è che bisogna uscire di casa. Bisogna uscire di casa, ricominciare a incontrare, cosa che le donne stanno facendo in questo, certo, momento, però cercare di tornare ad avere una mentalità sociale, quindi incontrare le amiche, fare sport in maniera regolare, che non significa per forza andare in palestra, significa almeno fare 10.000 passi al giorno, che non sono, certo, dedicare del tempo a se stessa, mangiare in maniera adeguata, riducendo ovviamente i grassi in modo particolare quelli non necessari, dormire è fondamentale, quindi mantenere una regolarità nel sonno, quindi devi avere almeno 7-8 ore di sonno riposante, certo, e quindi chiedere aiuto là dove sostanzialmente non si riesce a superare questo tipo di problematiche da solo. Teniamo conto che l'infezione acuta, soprattutto là dove il paziente è stato ricoverato ed è stato male, è riconosciuto essere un trauma. Cioè i pazienti che sono stati ricoverati, uomini o maschi, hanno avuto un ricovero nelle infettivologie, sono stati intubati o comunque hanno avuto problematiche respiratorie, hanno avuto il 50% è stato riconosciuto essere un gravissimo trauma, quindi necessita di una terapia post-traumatica. Certo. Anche perché
hai vissuto la paura di morire. Per fortuna, ripeto, siamo in un altro contesto, Infatti, certo. Ci è aiutato, non sappiamo ancora bene quanto i vaccini possano aiutarci anche nel superare il long covid e quale sia il rapporto vaccini e long covid. È possibile che i vaccini ci aiutino anche a ridurre questa sensazione di malessere. Però io credo che questo long covid sia legato non tanto e probabilmente anche a volte alla persistenza del virus, ma con Omicron la viremia è molto bassa. Io credo che sia proprio legato allo stress che le donne accumulano, certo, e hanno accumulato nella diversa gestione della loro vita, soprattutto nella vita lavorativa e familiare. Assolutamente. È stato un carico proprio estremamente importante, certo, delle donne, e forse se ne è parlato anche poco. Lei ha citato più volte durante questa intervista gli studi clinici sui quali si basano le evidenze. In questo momento ci sono degli studi in corso sul long covid, specifici sul long covid? Sì, grazie della domanda. Senz'altro sì, noi stiamo facendo uno studio anche importante, finanziato da un grosso ente, in collaborazione con i pediatri, con gli infettivologi, con gli immunologi, orientato non solo alle donne. Gruppo in modo particolare si occuperà del long covid nelle donne, soprattutto anche nel long covid post gravidanza, che rappresenta ancora un altro mondo. Perché non ne abbiamo parlato, però in realtà le donne in gravidanza che hanno fatto il covid in maniera acuta, sia in maniera lieve sia in maniera importante, hanno comunque moltissima paura, più paura perché chiaramente c'è il rischio della trasmissione materno-fetale del virus, quindi hanno paura, e questo poi si registra con un aumento dell'ansia, un aumento della depressione postpartum, e quindi anche tutto quell'aspetto lì va indagato e va studiato bene. I gruppi che si occupano del long covid sono molti e dobbiamo capire quali sono i fattori di rischio. Quindi quali sono i pazienti, quali sono le persone che più rischiano questo long covid, quali sono i possibili meccanismi fisiopatogenici e come possiamo ovviamente trattare per ridurre la sintomatologia e quindi riportare i pazienti e le persone al benessere nel tempo più breve possibile. Ringraziamo la professoressa Valeria Savasi per essere stata con noi e la ringraziamo per tutte le informazioni importanti che ci ha fornito. Le auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, grazie di avermi invitato e buona giornata a tutti.